Complimenti per questa Tranquillo. vittoria. Cosa, insomma, quanta soddisfazione c'è dopo una gara del genere in casa di una squadra come Manchester City? Soddisfazione tanta perché è una partita complicata, una partita difficile, in un ambiente stupendo e quindi anche un po' magari di emozione da parte dei ragazzi. Era la prima di questa competizione che loro amano e quindi non c'era niente di facile oggi. In più trovavamo una squadra fortissima contro, secondo me, che è veramente una squadra che esprime un bellissimo calcio e soprattutto hanno una fisicità che è difficile da contrastare. Però proprio tutto questo, il fatto di essere riusciti spesso ad arginare le loro manovre, spesso a ripartire, ad essere pericolosi, soprattutto nel primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto un po' più di fatica, tutto questo ci dà grande soddisfazione, grande forza per andare avanti e migliorare il percorso che abbiamo da fare. Ecco, ho fatto riferimento all'ambiente. Cosa prova da italiano? Noi non siamo abituati a strutture di questo tipo. Cosa prova vedendo un campus come questo, 16 campi di allenamento? Insomma, ce ne sogniamo? Ce li sogniamo, purtroppo sì, e quindi poi quando vedi questi livelli qui capisci anche che diventa difficile competere tante volte, però insomma noi siamo già fortunati, siamo in una realtà grande, speciale e quindi non ci lamentiamo troppo. È chiaro che venendo qua, entrando in questa specie di paese non centro sportivo, chiaramente ti fa un po' sorridere, diciamo. Lei ha parlato di squadra fortissima per l'appunto. Secondo lei cambia l'approccio alla competizione? Partire proprio contro una squadra così forte e vincere in questa maniera? Ma guarda, sicuramente più sulla competizione che con la squadra forte, perché non li avevamo visti molto, non sapevamo bene cosa ci aspettavamo. E quindi i ragazzi non è che sapessero bene a cosa andavano incontro, però è più la competizione, più la voglia di giocare questa Youth League. Comunque chi l'ha fatta sa che il livello è molto più alto, è più alto decisamente anche del nostro campionato, e quindi i livelli di attenzione si alzano, i livelli di energia si alzano e penso che sia una bella prova anche per i ragazzi per cercare di capire che questo livello va alzato in campionato e non solo in Youth League. Infatti questa vittoria è arrivata tra l'altro dopo una bella prestazione in cui tra l'altro l'Inter è sembrata sempre molto concentrata, ha gestito molto bene la partita, tranne qualche svarione poi che ha portato ai gol subiti, però l'Inter è quasi sempre stata in gestione. Questa prestazione, quanto è importante anche per aggiustare il campionato che non è iniziato esattamente benissimo? No, no, il campionato non è iniziato male, però questa partita sicuramente ci dovrebbe dare una buona consapevolezza, però con i ragazzi bisogna andare coi piedi di piombo perché non sono adulti e quindi a volte hanno dei picchi positivi, a volte dei picchi negativi, bisogna avere pazienza, dargli il tempo, a volte abbiamo poco tempo. Bello risultato, tutto quello che vuoi, però noi abbiamo un bel percorso, abbiamo degli obiettivi precisi che ci siamo messi in testa perché dobbiamo lavorare sulla crescita dei ragazzi e portare i nostri ragazzi a un livello più alto di quello che sono adesso, perché poi competere qui diventa difficile. Mister, posso chiedere due cose uscendo un attimo da questo contesto? Il settore giovanile dell'Inter adesso sta un pochino cambiando con Massimo Tarantino. Volevo chiederle qual è la sua filosofia, cosa sta portando di diverso, se le ha chiesto qualcosa, di particolare proprio dal punto di vista della filosofia. Questa è la prima. No, Massimo, il direttore ci dà intanto grande tranquillità perché non mette nessun tipo di pressione. E questo sia per gli allenatori che per i ragazzi è sicuramente un bene, c'è la possibilità di lavorare con grande tranquillità. E chiaramente alla primavera dell'Inter ci si aspetta sempre che comunque il risultato sia abbastanza importante, ma non così fondamentale. Il direttore ci ripete sempre che è molto più importante la crescita dei ragazzi e che vuole vedere alla fine dell'anno che i nostri ragazzi sono cresciuti. Quindi noi abbiamo in testa quell'obiettivo. Di conseguenza i risultati poi magari non arrivano in toto, però 9 volte su 10 arrivano anche i risultati. Le posso chiedere se però questo cozza un po' con la scelta che è stata fatta di tenere tanti 2005? Credo che l'Inter sia la squadra che ha più 2005 in tutto il torneo, in Italia. In tutto il torneo in Italia? No, 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 ci sono squadre che hanno molte squadre Tra le bighe, scusami. con più 2005. Bisogna anche considerare che i 2005 che abbiamo, a parte Behrens, Brook,
che ha giocato un po' alla fine dello scorso anno, la scorsa stagione, non hanno avuto grandissimo spazio, quindi devono recuperare terreno e quindi questa è stata un po' la scelta. Poi ogni annata ha una storia a sé, ogni gruppo una storia a sé, quindi queste sono valutazioni che si fanno in generale, quindi non è stata fatta sicuramente una scelta di avere i 2005 per ottenere risultato, perché Massimo, proprio il direttore, è lontano da questa filosofia. E l'ultima è perché non abbiamo ancora avuto modo di vedere né Tiago Romano bene, insomma, gli ultimi arrivi, e né Alex Perez. Topallo che ce l'abbiamo visto un po' di più, sì. Se ci può dare la sua opinione, no. Come li sta vedendo? Sono giocatori che vengono da altri paesi, altre mentalità, hanno bisogno di un po' di tempo per capire quello che vogliamo, quello che si fa qui, le priorità che noi chiediamo, e quindi sono stati impiegati il giusto. Alex Perez purtroppo veniva da un infortunio grosso, da un intervento, e quindi bisognava andare coi piedi di piombo e quindi dobbiamo valutare bene la situazione. Tiago Romano secondo me avrà lo spazio che merita, perché è un giocatore che ha qualità, ma ripeto, integrarsi anche con i compagni e con quello che vuole l'allenatore non è una cosa da 15 giorni o un mese, quindi ci vuole tempo e lui deve avere pazienza e noi dobbiamo averne altrettanti. Grazie.